Delo, te, gufo del malaugurio, avevi detto che avrebbe piovuto, girati. Abbiamo appena iniziato. Cosa ci fa un Timaccio? Cosa ci fa un Leonardo? È un Leonardo. Allora, presentiamo Monta, la nuova new entry del gruppo. Sei contento? Contentissimo. La mascherina? Non sai. Siamo a distanziamento sociale, no, vedi, non mi tocchi neanche. Esatto. Ovviamente non sono ancora andato al parrucchiere, qua si vede. Lisa, no. Ti piace la mia criniera? Ma sì, dai, non è così grave. Ma che roba? Una spuntatina in sti due mesi l'hai data. Ma va là! 6-0. Allora, per informazioni, l'Acqua Cheta è famosa anche nel mondo, perché? Perché l'ha citata il Dante nella Divina Commedia nell'Inferno. Tu lo sapevi? Ho visto il cartello al bar. Ah, il cartello al bar! Io l'ho scoperto 2 giorni fa quando ho fatto la ricerca su Wikipedia, quindi perdonatemi! Due mesi qui eravamo è troppo spazio, c'è troppo spazio, che figata. Ci voleva, eh? Alla grande. Allora, perché la fortuna del sentiero dell'Acqua Cheta presenta del bivacco, quindi se qualcuno vuole mangiare all'interno del bivacco, a parte che è sempre aperto e dentro c'è sempre della legna. Sì, no, quelli lì, quelli più fighi sono sempre quelli chiusi, questo qui è aperto, è aperto. No, non è aperto, è stato un bluff, non è aperto. Eccolo, è lui il prescelto, è aperto. Allora, c'è la legna, ovviamente, una panca e via d'andare. Prego, prego, se volete vedere il bivacco. Ricordatevi che poi, se usate la legna, è giusto e buona consuetudine, puoi tagliare dell'alta legna e lasciarla dentro. Beh, oggettivamente, dopo mesi di quarantena, vedere questo verde, questo ambiente, rilassa proprio, veramente. Attenzione! Si inizia a vedere il fiume Montone. Dai ragazzi, salutate un attimo, dai! E là!
Dai ragazze, su. È solo l'inizio. La seconda parte del percorso è un po' tosta, eh. Yes. Yes. Qui? Yes. Beh, non ti piace, scusa, guarda che vista. Scusa, non me ne ero accorta. E dopo un momento di pausa riprendiamo il tratto finale. E con somma gioia del gruppo inizia la discesa. Siamo qui, esatto, e la mamma chiama. Dispersi su un monte e la mamma riesce a telefonare. Riesce a telefonare. Riesce a telefonare. A riprova delle parole, le immagini. Qui ragazzi, effettivamente, vi consiglio, dato che è un percorso ad anello, questo farlo in discesa. Dai Ramo, un giudizio sulla discesa. Impegnativa. Da 1 a 5 su quanto siamo? Beh, 3 e mezzo ci siamo. 3 e mezzo? Sì, sono perché d'accordo. Beh, anche scivoloso. Oh, siamo arrivati. Allora com'è andata? A parte i problemi di cadute? No, è bene. Bello. È stata una bella camminata? È stata una bella camminata, molto. Sì, è stata bella. Tutta bella. Le ragazze qua si fa un po' di yoga. Esatto. Sotto la supervisione della signorina Ghetti. E niente, anche oggi abbiamo finito, ci siamo divertiti e ragazzi, alla prossima.